Piet Mondrian nasce il 7 marzo 1872 ad Amersfoort in Olanda. Nel 1880 frequenta la scuola che dirige suo padre, calvinista praticante e disegnatore dilettante, che esige da suo figlio un'obbedienza assoluta e vuole che studi come maestro di disegno. Le prime opere del giovane Mondrian, disegni, dipinti e un'incisione, riproducono uno stile descrittivo e naturalistico. Nel 1889 supera l'esame di Stato per l'insegnamento nella scuola elementare, conseguendo il diploma di maestro di disegno, e prosegue gli studi fino al 1892, quando si qualifica per l'insegnamento del disegno nella scuola media. Ma il desiderio di Mondrian non è l'insegnamento e dal 1892 al 1894 studia all'Accademia di Amsterdam. La sua situazione economica è precaria, inoltre ha crisi di coscienza per aver disobbedito a suo padre, mentre influenzato dagli impressionisti dipinge all'aria aperta, en plein air. Nel 1911 Piet Mondrian si trasferisce a Parigi, dove approfondisce le ricerche cubiste, mentre le sue opere diventano sempre più semplici, abbandonano la diagonale e le linee curve e diventano gradatamente monocromatiche. Usa anche il puntinismo. Nel 1914 Mondrian viene richiamato in Olanda per la malattia del padre, si reca a Domburg e a Amsterdam. Mentre a Domburg scoppia la Prima Guerra Mondiale, che gli impedisce il ritorno a Parigi. La comparsa di toni ocra, azzurro e rosa indica uno spostamento del gusto di Mondrian verso i colori primari. Le griglie di linee nere si spezzano in disegni a linee incrociate. La crescente minaccia della Seconda Guerra Mondiale costringe Mondrian a trasferirsi a Londra nel 1938. Tra il 1942 e il 1944 si dedica al nuovo ciclo di opere incentrate sul movimento, Broadway e Boogie Woogie. La novità in queste opere è data dall'uso di rettangoli e quadrati colorati per enfatizzare il movimento all'interno della struttura griglia portante della composizione. I colori e le griglie iniziano a semplificarsi. Scompare il grigio. Anche i colori primari diventano essenziali e si riducono, come possiamo vedere nelle due opere successive. In Olanda gli è stato dedicato questo palazzo, simbolo del neoplasticismo. Piet Mondrian muore di polmonite a New York il 1 febbraio del 1944.